the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands like a ceiling can. Ciao ragazzi, benvenuti su questo nuovo video. Sono Eddie e benvenuti su questo video della Formula 1, sulla serie della Formula 1, dove andremo a fare un recap, questo video riassuntivo di due gran premi, del terzo e del quarto, che non ho portato, mi dispiace, perché ho avuto la febbre, ma da oggi, scusate per questo periodo di stop, ma adesso si riparte con i video sulla Formula 1, ci sono video che usciranno divertenti, spero almeno. E allora, iniziamo subito, perché appunto questi due gran premi sono un up e un down. Io mi sono fatto appunto lo schema di come è andata, ho messo un po' di titoli. Il titolo del Gran Premio di Australia a Melbourne, circuito Albert Park. Il titolo di questo weekend è il weekend dei sogni, da sogni proprio per Leclerc, perché è stato un weekend perfetto, quasi dall'inizio, dove c'era anche in ballo Sainz, che è riuscito a stargli dietro anche Leclerc in certi casi nel weekend, ma dopo vedremo cosa è successo. Leclerc ha preso la pole position, si è preso la prima posizione a Melbourne, si è preso anche il giro veloce, si è preso tutto in weekend perfetto, possiamo dirlo, dove si è preso i 26 punti, 25 più 1. Però ci sono varie cose da dire in quel GP, perché abbiamo visto in questi due weekend una Red Bull che è andata proprio down, proprio dove Max nel GP del Melbourne si è fermato un'altra volta. Gli fu capitato in Bahrain nella prima gara, è successo un'altra volta in Melbourne. Si è spenta la macchina e si è ritirato, e quindi Max era fuori un'altra volta, e Leclerc era comunque primo, era comunque un predominio della Ferrari di Charles Leclerc. Poi, parlando anche dell'altro ferrarista, di Sainz, in questo periodo è un po' distratto, possiamo dirlo un po' distratto, un po' sì, non è partito, cioè è partito bene con Bahrain, è andato un po' giù a Jeddah, e però comunque sta facendo molta fatica a ritornare su. Ha fatto un'intervista che dice che è un po' non si trova a suo agio nella F175. Però secondo me ritornerà in alto, forse è un periodo un po' così, anche tanti errori come quello a Melbourne. A Melbourne dopo due giri si è girato, spinnare la macchina, si è girato, è andato out, quindi 0 punti, e quindi è stato un brutto colpo. Però almeno c'era l'altra faccia della moneta, come si dice, della medaglia, che Leclerc ha vinto e Max si è ritirato. È stato anche bello, se non so se l'avete visto, dove anche gli Orange, cioè i tifosi di Max, si sono alzati in piedi e hanno applaudito Leclerc per la prestazione, che è stata perfetta dall'inizio alla fine del weekend. E inoltre anche la gara l'ha vinta. Possiamo iniziare a parlare del GP d'Emilia Romagna. Il GP dell'Emilia Romagna, che non è iniziato come gli altri, perché è stato anche il weekend della sprint. La sprint, che è questa modalità di gara un po' confusionaria, se possiamo dirlo, ma è stato molto utile per vedere come se i piloti sono già pronti per iniziare a guardare in avanti, quindi andare verso posizioni più alte, perché la sprint fa vedere proprio il carattere di un pilota, e qui l'abbiamo visto Sainz, ma adesso ne parleremo comunque. Allora, secondo GP che parleremo, quello di Melbourne lo lasciamo un po' da parte per adesso, perché è quello meno importante. Il più importante è quello che dobbiamo farci qualche domanda, è il GP dell'Emilia Romagna.
L'Emilia Romagna anche era iniziato abbastanza bene perché con la pioggia intensissima la Ferrari è la più veloce di tutte le macchine. Non c'è niente da fare, è la più veloce. Se piove, l'80% delle volte la Ferrari è sempre più veloce. Però in quel caso là, nella sprint, era un po' così, aveva piovuto, ma dopo ha smesso, si è asciugata la pista. E quando c'è il mix tra pioggia, quindi bagnato e asciutto, la Red Bull è più veloce della Ferrari. E questo l'abbiamo visto. Perché? L'abbiamo visto perché nella sprint i due partivano in primo, se non sbaglio, Verstappen e secondo Leclerc. Il parere mio ha letto male la sprint Leclerc, cioè ha letto le strategie male perché l'ha quasi superato subito Max. È riuscito ad andarsene via un po' Leclerc, però dopo c'è stato un problema con le ruote, c'è stato appunto lo spiattellamento delle ruote, appunto perché c'è stato questo mix tra pioggia e non pioggia, quindi asciutto, e ci sono state anche molte rosse, quindi molte bandiere rosse, quindi molti out, però c'è stato anche un lato positivissimo in quel caso della sprint di Sainz, che partiva, se non sbaglio, ottavo ed è finito quarto, se non sbaglio, sì, quarto, comunque in seconda fila a supportare, anzi no, è arrivato terzo, se non sbaglio, sì, è arrivato terzo a supportare il suo compagno Leclerc per la gara. Partiamo subito con la gara, è data nel peggio dei modi. Allora, Leclerc era secondo in partenza, però è partito malissimo. Se non, sì, non, è partito malissimo. Diciamo, ha piantato male le ruote. È partito benissimo. Max è andato via. E Max, questa volta, è stato questo weekend, è stato, cioè, questa gara. Diciamo che il weekend di Bermud era per Leclerc, perfetto per Leclerc. E invece diciamo che sono l'opposto. Invece l'Emilia Romagna, che dovrebbe essere stato quello più perfetto per la Ferrari in casa, ma invece Max ha trovato le condizioni giuste per la sua macchina. Ha spinto perché ha spinto, il pilota si vede che ha talento, e ha spinto finché non ha vinto la gara, e ha vinto meritatamente stavolta, e senza auto, senza nessun intoppo per la macchina, anche perché l'avevano modificata, se non sbaglio, avevano assottigliato un po' la parte in carbonio, e quindi meno peso, più velocità. Allora, parliamo subito della doppietta di Red Bull. La doppietta Red Bull è stata perfetta, cioè, allora, non perfetta. Diciamo che Perez stava quasi rischiando di perdere la seconda posizione perché Leclerc stava spingendo, e dopo sappiamo cosa è successo. Si è girato alla fine, Leclerc ha fatto un errore di valutazione, ha perso la macchina, è andato contro il muretto. Per fortuna non è stato così grave il danno, è riuscito a rientrare nei box, a cambiare l'ala anteriore, era nono, è ripartito nono a 5 giri dalla fine, è riuscito a rimontare fino alla sesta, sì, alla sesta posizione. E comunque il dominio Red Bull c'è stato, perché appunto c'erano le condizioni meteo perfette per la Red Bull, mix tra pioggia e asciutto. E poi possiamo dire anche un altro punto, un'altra parentesi: Norris, che è riuscito a riportare in alto la McLaren, è riuscito anche bene, perché appunto ha fatto un buon weekend. E poi parliamo anche di Sainz, secondo out, che secondo me è tutto psicologico, cioè tutto coso psicologico questa cosa qua, e quindi secondo me ritornerà in auge, però tra un po' di weekend. Però altre osservazioni, possiamo parlare intanto di Bottas, che è arrivato quinto a portare l'Alfa Romeo a 10 punti, e diciamo che è un buon risultato per l'Alfa Romeo, anche perché è motorizzata Ferrari, e quindi possiamo confermare che il motore Ferrari, la Ferrari, comunque
ben messa e quindi possiamo sperare in bene. E poi c'è Perez, dobbiamo parlare di Perez perché è sempre nei punti, è sempre dietro Max, è sempre ad aiutarlo. E secondo me è il compagno perfetto per Max perché appunto sa difendere, sa attaccare, è un bravissimo pilota e secondo me è uno dei più sottovalutati della griglia e secondo me ha più valore di adesso Perez di Max, perché se Perez fa una bella gara e aiuta Max ha più possibilità di vincere. Quindi secondo me Red Bull deve appunto mo puntare molto su Perez. Note negative del GP dell'Emilia Romagna sia Sainz ma anche Hamilton che è arrivato decimo se non sbaglio, però proprio per pochi decimi comunque perché non riusciva a superare Gasly, sempre stato dietro, non riusciva a superarlo, faceva sempre la stessa linea e poi, poi alla fine è riuscito a superarlo. Però Hamilton è in difficoltà con la macchina, si sa, è un trattore, possiamo dirlo, la macchina di Hamilton. E secondo me Mercedes, secondo me, si sta puntando molto di più su Russell, che secondo me diventerà il pilota principale e più importante della Mercedes nel futuro, e quindi secondo me puntano molto più su di lui che su Hamilton, che ha da già dato tutto. È un campione, lo sappiamo Hamilton, però adesso che non ha più una macchina, ovvio è un pilota che ha talento, ma se hai meno macchina, quindi è un trattore, è difficile. Anticipiamo Miami, circuito Miami Grand Prix, Miami che è il GP nuovissimo di questa edizione della Formula 1, dove nessuno di noi sapeva, quindi io, te, nessuno in TV l'ha già visto il circuito, lo posso anche mettere qua il track, quindi cioè, il circuito. Allora, il circuito è tipo, se non sbaglio, è molto rettilineo e ha anche molte curve molto tecniche. È un mix perfetto tra per è una pista perfetta per la sfida Max Charles Leclerc, perché un rettilineo è favorevole per la Red Bull, ma in mix, quindi curva e rettilineo, è molto avvantaggiato Charles Leclerc. Però in questo GP di Miami sarà molto importante regolare il porpoising, perché appunto ci sono molti rettilinei, molto veloci anche, e quindi quando la macchina sbalza troppo nel rettilineo c'è problema, e quindi chi avrà meno porpoising sarà molto più avvantaggiato. Comunque ragazzi, Charles Leclerc è ancora primo con 86 punti, Verstappen con 59 e Sergio Perez con 54. Sainz è quinto con 38 punti e 49 e quarto Russell, e quindi si vedrà tutto nei prossimi GP. Non è ancora successo niente, siamo ancora 1, 2, 3 al quarto GP, il prossimo è il quinto, e quindi si vedrà tutto. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento per chiedere qualcosa sui circuiti, su cose tecniche, chiedete qua sotto che vi rispondo. Se non avete ancora fatto iscrivetevi, noi ci vediamo nel prossimo video, bella ragazzi!